Amici bentrovati nel mio canale YouTube Invenzioni in Legno di Luca Montemezzo, nel mio gruppo Costruire, Creare e Riparare, gruppo Facebook, e nella community Festival creata non da tantissimo sempre del gruppo eh, Facebook. Allora, ci sono due motivi che portano il significato di questo breve diciamo, video. Il primo è che tantissime persone, chi più giovani e chi meno giovani, mi, mi hanno posto questa domanda. Se io volessi iniziare la tua attività, che cosa mi serve? Allora, è un po' un paradosso come risposta, perché giustamente la mia attività può essere articolata in, varie, in, vari, in vari rami. Comunque, di concetto, parliamo della lavorazione del legno e da fini dell'installazione, soprattutto dell'installazione, oppure anche del fai da te, cioè tutto quello che voi tra, tramite i video, tramite i post dei gruppi e, del, e della community festival che io vado a caricare. Sapete benissimo, bene o male, di che cosa si tratta. Quindi, io mi sono preso la briga di fare un elenco. Questo elenco ha un, ha un motivo: non è che io. Voglio fare lo sborone e voglio mettere la lista degli utensili in mio possesso. Allora, se volessi fare proprio proprio lo sborone, questi sono forse la metà. Ma non è questo il concetto che intendo portare a voi eh, all'attenzione, sempre nel filone della domanda di chi mi ha contattato. E nel gruppo e nella community e in privato. Allora, una semplice lista che secondo me. È necessaria per un installatore che si rispetti, poi è ovvio che se uno si accinge alle prime armi con eh, un'attività simile alla mia, è ovvio che un po' alla volta, anche perché è facile capirlo, magari iniziando un lavoro, però è anche vero che può essere controproducente voler iniziare un lavoro e non essere attrezzati. Questo è un piccolo esempio di cosa, secondo me, serve obbligatoriamente per fare il vero installatore, il vero falegname, chiamiamolo così tra virgolette e lavorare in legno, insomma. Quindi faccio un'altra premessa. Allora, in tantissimi di voi sapete che io ho oh, posseggo questo brand e questo brand lo posseggo e non mi vergogno a dirlo perché giustamente ne ho già valutati altri in passato in tutta la mia carriera, no? Non è che ho cominciato ieri a lavorare, quindi se vogliamo essere proprio sinceri fino in fondo, ho conosciuto Metabo, ho conosciuto Makita, ho conosciuto DeWalt, ho conosciuto Itaci, che adesso si chiama I Cochi, però io ve lo dico così, a cuore aperto, quando si arriva qui, secondo il mio punto di vista, diciamo che si è arrivati, non in quanto al fatto che. Questo sia il migliore in assoluto. Non voglio dire questo perché ci sono dei brand che per determinate categorie sono più, più validi, sono ancora più professionali di questo. Io parlo di questo brand perché questo, se voi arrivare, arriverete e io ve lo auguro un domani a conoscerlo nel, in tutta la sua interezza capirete che è un sistema tutto collegato può essere al sistema di aspirazione può essere al sistema delle batterie batterie bluetooth che fanno partire cioè utensile batteria che fa partire l'aspirapolvere e quant'altro quindi non ci sono altri brand che hanno un, un insieme collegato in un sistema così ampio però Ripeto, non sono qui a dire che uno è più bravo dell'altro, io vi sto solo ed esclusivamente portando il mio, la mia esperienza e il mio esempio. Tornando alla lista per chi appunto ha fatto la fatidica domanda qualche tempo fa, allora la Capex 120, praticamente stiamo parlando della troncatrice che può essere normale come quella che intendo io e poi vi spiego il perché, oppure può essere con il pianetto superiore, pianetto regolabile, quindi posso troncare oppure tagliare per lungo sulla parte superiore. Io con gli anni ho scelto di prendere quella normale, quindi senza pianetto. Il Vecturo, adesso io nomino i nomi di questo brand perché si chiamano così, però il Vecturo OSC18 parliamo a batteria è il multifunzione, ok? Il domino, vogliamo paragonarlo all'amello. Tanto perché così riusciate a capirmi perché giustamente per uno che non conosce il brand, questo è un po' un gergo, no? Però, se entrate nel sito di questo brand capirete esattamente di cosa sto parlando. Comunque, il domino è praticamente parliamo del ipotetico l'amello che fa da lamello e anche da spinatrice. E andate a curiosarlo, perché questo è un gioiello di tecnologia ed è anche un gioiello di eh, tecnica. Per cosa si può arrivare a fare? Cleantech è come Festool chiama il sistema di aspirazione. Quindi io adesso ho nominato il CTM36, che è quello grande, e ossia il, Mi, il Midi, che è quello da cantiere, diciamo il più piccolino. Il Quadrive, non sto a spiegarvi giustamente lettera per lettera o il significato di ogni macchina. Vi ripeto, entrate nel sito, andate a vedere, allora lì vi togliete tutte le, tutti i dubbi. Il Quadrive TPC 18, praticamente, quando c'è scritta 18, stiamo parlando sempre di utensili a batteria è il trapano quello più grosso, diciamo, che funge anche da micropercussione ed è l'utensile che per le murature che vanno a, ad escludere il cemento armato, per le murature che abbiamo nelle nostre case e per il lavoro che facciamo o per un qualsiasi lavoro dovessimo fare anche a, a montare una tazza, un utensile di tiro pesante, questo è il, il non plus ultra, diciamo, a livello di forza, di potenza e anche di velocità. Quindi parliamo del TPC perché c'è anche un altro modello che non è percussione, ma questo è il per micro percussione. L'impulso, io ho nominato questo, può essere che stiamo parlando di un avvitatore anche normale, non è necessario sia impulso. Nel mio caso ho scritto il TID18, sempre batteria, che è l'avvitatore a impulso. Non si inizia un cantiere o un lavoro se non si ha la radio. SysRock BR10 a batteria e funge e funziona con le batterie degli utensili. Stiamo parlando sempre della linea 18V. SysLite è ovvio che quando si raggiunge una certa età o anche quando si è giovani ma si è in pertugi piccolini e oscuri serve una bella torcia che faccia una buona luce, sempre in funzione alle batterie 18V. TKS80 è il mio banco Sega, quello che salva, stop si chiama perché salva le dita. Andate a studiarvelo. Io sto presentando quello che io utilizzo, ve lo ripeto ogni tanto perché non vorrei mai che vi faceste una cattiva idea, nel senso lui ha questo ed è bravo per questo. No, qualsiasi utensile sia... Simile a questo io sto facendo l'esempio, ragazzi. Mi raccomando, capitemi per questa cosa. Ovvio che, se io ho questo, questo presento. Allora, eravamo rimasti alla, alla, al banco sega. Il BHC 18 è il tassellatore. Quindi, non stiamo più parlando di micro percussione perforato o, o fibro gesso e quant'altro. Stiamo parlando di cemento armato. Quindi stiamo parlando di attacco SDS, due velocità, una macchina molto importante, anche per il suo sistema antivibrazione. Andate a vederla. OF 1400 praticamente è la fresatrice ad affondamento, fresatrice verticale. TSC55, eh, qui abbiamo toccato l'Olimpo è praticamente la sede concorsia e parlo di affondamento, quella che mi vedete prevalen prevalentemente usare, sempre qui abbiamo ancora aroma, ah, ah, questa, la GC18 125 di diametro, significa. Stiamo parlando della smerigliatrice a disco, nel mio caso. Se parliamo di installazioni può essere un taglio a ferro, un taglio alluminio, naturalmente sempre con gli utensili adeguati, un taglio a marmo, a quarzite, a Dekton e quant'altro. Basta applicare il taglio, l'utensile giusto di taglio e regolare impostazioni velocità, sempre parlando 18 v sempre a batteria. Come avevo dimenticato, al VHC 18 anche il castellatore è LQ65EH, praticamente è il pialletto, pialletto elettrico, e questa ha una caratteristica fantastica, a dir mio, perché è silenziosissimo, quando lo accendete sembra che quasi, io sono rimasto sorpreso perché sembra quasi neanche si senta il rumore, e ha nel tamburo il coltello elicoidale, non ha il coltello dritto, elicoidale, e fa una differenza pazzesca in fase di piallatura. Stiamo parlando del piccolino, il manuale, quello, quello che da cantieri fa spolveroni, chiamiamolo così, cioè che ha un grande successo perché è manuale e si riesce a gestirlo con molta facilità. Il fratello maggiore, quello che loro chiamano da travi, è una macchina bestione, servono due mani. Quindi ecco, sto parlando sempre della lista del... Degli utensili che tutti quanti noi è giusto avere o per hobby o per lavoro, non per grandi, Dio sa cosa, no? E l'ultimo, non meno importante, ETS EC150. Stiamo parlando della ehm, roto orbitale con disco da 150. Il 5 finale sta per la grana cioè l'oscillazione di grana che si vuole ottenere alla fine della levigatura. Non voglio neanche crederci, vi rendete conto di che gaff stavo facendo ed è una gaff ciclopica? Di sicuro qualcuno di voi mentre stava guardando la prima parte del video si era già accorto. Non ho nominato il mio cavallo di battaglia, praticamente l'ho saltato nella spiegazione della prima, della prima parte degli utensili. Carvex 420 PSBC. L'alternativo, il seghetto alternativo non può mancare né a un hobbista né a un professionista. È così talmente. Bello, e ve lo dico a cuore aperto per me utilizzare, cioè è proprio una passione che ho avuto sin da, da appena ho cominciato a poter metterci le mani sugli utensili. D'altro canto, ho preso poi anche il traforo elettrico. Il taglio a mano libera è una creatività incredibile e può darvi grandissime soddisfazioni e tirarvi fuori anche da grandi rogne a volte perché magari quello che non si può fare con una troncatrice o con o con un banco sega, lo fa lui, lo fa lui. Scusatemi, mi stavo dimenticando l'Olimpo del mio cuore, il seghetto alternativo. Scusate l'interruzione. Questa è la lista, diciamo, considerata primaria, cioè questi utensili sono necessari per avere una buona qualità per non farci mancare nulla nel caso in cui dovessimo affrontare un qualsivoglia lavoro di poca o tanta difficoltà, quindi io la reputo la lista di base che un qualsivoglia falegname o installatore, soprattutto nel mio caso, deve avere. Poi ovvio che ce ne sono molti altri che aiutano, però non sono necessari quanto questi per diciamo, sviluppare la nostra attività. E anche per lavorare nell'obistica, perché giustamente voi vedete me che utilizzo queste questa utensileria nel mio laboratorio da praticamente obistica. Però è ovvio, e lo ripeto, che io posseggo questo brand prevalentemente perché ho un'attività primaria che mi porta ad avere questo brand. E come dicevo prima, nonostante io abbia passato vari brand, questo non concerne il fatto che io vada, vada a sputare sul piatto dove ho mangiato fino a ieri cioè intendiamoci io qui sto parlando che abbiamo una qualità secondo me molto alta molto buona fermo restando che tutti gli altri utensili valgono tantissimo poi è l'esperienza è il sistema tutto legato fra se stesso che è importante ma non fraintendetemi cioè gli altri brand che ho nominato prima tanto di cappello ok allora la mia lista ve l'ho spiegata naturalmente eh, è un po' fai da te nel senso che è stata creata in questo laboratorio il traforo elettrico che ho fatto appunto questa piccola insegna in multistrato e poi con le stampanti che è un po' anche un, buon, un bel divertimento con le stampanti ho fatto le lettere oh, mi sono mi sono creato quello che mancava, per esempio le numerazioni e quant'altro, al computer e poi ho dato in stampa ed è uscita questa cosa. Le ultime due le ho praticamente stampate. Prima di iniziare il video, se osservate c'è ancora lo scotch, adesso andrò a toglierlo. Questo era il primo, non so se vi ho, se ho nominato all'inizio del video che, che questo video aveva due motivi. Il primo motivo era questo appunto, rispondere. A tante persone che mi hanno fatto una semplice domanda, ma per me, che sia semplice o che sia complessa, è sempre una, una domanda che è degna di una risposta. E mi auguro di essere stato abbastanza esaustivo. Per quanto riguarda il secondo motivo di questo video, è che volevo ringraziarvi e augurarvi a chiunque lo sia, o lo sia stato o lo debba ancora andare. Buone ferie, buone vacanze, riposatevi, sappiate che anch'io è giusto che mi prenda un, un, un periodo di riposo, come del resto è, è una cosa che, merita, che meritano tutti. Con questo, non voglio dire che si chiudano i battenti per una, due, tre settimane. Il gruppo costruire, creare e riparare non è mai chiuso, anzi, Motivazione in più se uno è in ferie e ha più tempo, scrivetemi, partecipate, caricate i vostri post, anche post vecchi, non è necessario nei gruppi, come dico sempre, avere, cioè dover costruire un qualcosa per postarlo, anche se avete cose vecchie che avete fatto e non conoscevate ancora i gruppi, caricatele, parliamone insieme, si ha più tempo magari a volte quando si è in ferie per interloquire tra di noi. Quindi il gruppo Costruire, Creare e Riparare non è mai chiuso, non è chiuso il canale, perché date una sbirciata, ho quasi 100 video più interessanti, meno interessanti, in base a, appunto al vostro interesse o alla vostra categoria di, di curiosità, date una sbirciata, parliamone insieme, io sono sempre disponibile a rispondere a tutti. E non dimenticate la community festival che è stata creata da poco, ma sta funzionando alla grande, perché? Perché in base a quello che io costruisco, faccio, utilizzo, vi mostro, vi spiego, questo marchio sta cominciando veramente a prendere piede, nel senso per eh, prendere piede per chi riesce veramente a capire il perché. Si chiama così, il perché è fatto così. E il perché c'è un sistema fatto così. Questo è importante capirlo. Non mh, ripeto e lo ripetirò: a caratteri cubitali: non sto denigrando nessun altro brand, vi sto solo portando la mia esperienza fin dove sono arrivato io. Ecco tutto qua. Anche perché se avessi parlato, se avessi voluto parlare solo di questo brand, non avrei nominato gli altri anche da qui capite che quello che io faccio è solo una grande passione non esiste una sponsorizzazione quindi se esistesse un qualcosa del genere Dio mi tolga se potessi nominare qualche altra voce e invece io sono aperto a tutto a tutti e quindi diciamo la persona più neutrale possibile voglio bene a tutti e rispondo sempre a tutti a ritorno ad augurarvi un buon riposo, buone ferie, scrivetemi, io sono sempre qui. Amici, ci vediamo alla prossima avventura!